Sì? Eh? Ora quanto è bello! C'hai i lacrimoni! Oh no! Vieni qua, guarda quanto è bello, guarda! Sì, guarda, sì, sono bello! Guarda quanto è bello! Guarda sotto pallino, guarda quanto! Fermati! Guarda come ride il coccodrillo! Com'è? Tutto bene? Guarda un po'! Toh. No! 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 Faccio quattro peli, mister rompicoglione, ma con via! Che stai a fare con queste scatole? Sei sempre tutto un po'. Non mi tocca una poccina. Fammi toccare l'uccello! No, una poccina poccina! La figa da toccato! No! Oh, ecco, è tornato su, adesso sì. Manca solo una cosa, manca. Per farmi sentire ancora più a casa. Mi dici dove andare? A fanculo! Oh, perfetto, a posto, a posto. Eccoci qua. Dottoressa Arianna. Buongiorno. Vai. Una andata. Ma come due? Ti sono mancato da 1 a 10. 11. Oh, dammi un bacino. Sei contento? Mo famo un sacco di cose sti giorni, eh. Preparate tu, perché io già c'ho tutto, tutto di qui dentro, sta esplode una cosa grossa, grossa, grossa. Di lì dentro. No, di qui dentro c'è una cosa grossa, grossa. Mi vengono in mente le cose, idee, balletti. Sì, sì, ma io. Bisogna fare un balletto di spaccati delle cose. Ma che balletto, che ballo? Sì, io. Bisogna balla, prof, fa un balletto, vai, così così, vai. Il fuoco ci vai, trezzica. Ma avanti la tarcorda. Davanti ci si fa così, ma. Come ci si fa? Com'è? E così. E che si fa così? Sciatta di coglione! Che si fa così? Posso già pisciare? Alza la mano e chiedemelo. Dai, fa come a scuola, dai, alza la mano. Vai. Vai. Posso andare a pisciare? Vai. Vai a pisciare. Ah! Signori, i famosi 50 grammi, eccoli. Quant'è? Non manco saranno. Meno dei 50 grammi, quindi? Che manco sono? Quanti so? Quanti so? Oh, merda. Eccolo. Arzuio, no? Sì. Eh? Oh, sì. Che fè? Oh, sugo. Che fè? Oh no! Sugo. Che sughe? Mi parte coglione. Ragazzi, vi insegno la tecnica del pennello. Guardate, dovete fare così con i capelli. Se volete anche la bocca un po' così, non guasta mai. Poi andate dalla persona che... e pennellare, cioè nel mio caso lui, che è anche distratto dalla televisione e sta molto tranquillo, e quindi poi fa un bel pennello. Guardate, venite con me. Oh no, fammi un pennello. Ah, fammi fare la figa. Ma levati, ti piace? Sì, piuttosto. Fammi le fare il pennello. Levati. Ah, mannaggia. No, no. Fammi le fare il pennello. No, no. Oh, questa. No, no, le minacce, no, primo giorno minacce, no, no. Ho fatto vedere come si faceva il pennello, perché comunque è importante fare il pennello alle persone. Belli, eh? Mannaggia la ma. No! Si sarà! Perché? Ma quello si bambocci! Tutti gli anni! È belli là! Guardami i Simpson, non si. Ma è belli! Ma manchi più piccolo da due anni! Guardami guarda i Simpson! Vattene con sti ciucci! Pennello più simile. Se mi attacchi i pidocchi. Sì. Guardami i Simpson. Levele. Ma perché che c'hanno? Dammi sto telecomando. Che c'hanno? Ma che c'hanno? Non c'hanno niente. C'hanno tutto scemato. C'hanno sulla testa. Ah, un merletto. Merletto come? Parla la fortezza. Guardamolo insieme sti Simpson. Levele. Ah. Guardamo insieme sti mannaggia. No. Che stai a scrivere? Che stai a scrivere? Sono un piccantone, mica ti scherzo. Ma che stai a scrivere? Che ti può buttare via? Che stai a scrivere? Ma sto a scrivere una cosa necessaria e tu stai a rompi coglioni. Stupido! Che stai a scrivere? Adesso lo via. Che stai a scrivere? Fermati! Oh!
Stavolta. Non dica il son che la penna l'aveva buttata via. E certo, provaci, provaci. Che stai a scrivere? Eccole. Mimì e Cocò. Ma che trench che hai messo, eh? Alla gadget, eh? Mamma mia. Grande intenditrice di moda, eccola, guardate. Sfila oggi per noi con un trench. Or Havana. Havana. Un po' nocciola anche. E guardate il tempo. Tutto grigio, ma lei sfoggia un bianco e una Havana. Tutta tana. Appena accompagnato mia mamma che doveva togliere dei punti perché un po' di tempo fa ho fatto un'operazione, però io ho paura, no, non ci vado a vedere. E adesso vado su un posto che mi rilasserà molto. Il mare, sperando di tornare a vedere tutto pieno quest'estate, perché quest'estate spero che sta pieno. Speriamo di sì, dai. E com'è andata? Benissimo, top. Tu? Beh. Sei stata una degna assistente? Sì. Io c'ho un po' paura di quelle cose. Quella è il telefono. Dai, rispondi, facci Nonna sentire. Maria. Nonna Maria, aspetta. Nonna! Oh! Che vuoi? Com'è? Tutto a posto? Io sì, ma da chi hai chiamato? E vuoi chiamare da chi? Quella risponde. Ah, no, ma hai chiamato da me, eh? Ma da me o da Chiara? Anche com'è la tua mamma? La mia mamma adesso deve andare a Giordi, che deve arrivare tutti i buoni che avevano messo gli altri iappi. Li ha levati i punti? No, gliel'ha rimessi di più, perché se no si qualifica. Non si qualificava in Champions League. Passamela la tua mamma. Più punti perché voleva fare la Champions League. Sì, vabbè. È vero, non ci crede, sai che mamma è ambiziosa, cioè non voleva retrocedere, capito? È andata subito in Champions. Certo, certo, come no. È vero. Volevo parlare con lei. Eccolo l'amico mio, sei contento? Tanto. Era ora che tornavamo a fare un giretto, eh? Dove vorresti andare? Tutto pari. Dove andare? Tutto pari. Dove andare? A fanculo. Oh! No! Pessoni! Che tesoni, tu e tu. Ma niente! Ducazzotti! Pessoni, strono! So, che tesoni! Ci sono tutti, eccoli, anche il mister! Già sei suonato, che so! Le preparate! Questa integrale scura non la vuole, le cose, il sushi non lo vuole, la bietola non la vuole, ma me se di che cazzo vuole? Io non voglio un cazzo, cazzo. Filippè, che c'ha lui? Voi siete un frigorifero pieno di cazzo degli altri, ma smetta di piacere. No, io me le pio. Non ve piatele più. Io mi fo i miei. No, perché porta. Il segreto. Oh. Hai visto che c'ha? C'ha, hai visto? Hai visto che c'ha? C'ha il cincillà! Eccolo il cincillà! No! La preghiera, preghiera! Scendo. Preghiera su! Scendo! Guarda come ride! Un 9 bestemmiato! No, no! Ho detto! Poco. Sai che c'ha? Sai che c'ha? Cincillà! Cincillà! Mancati sti giretti? Sì, e io senza di te non ci posso stare. Vedi? Però li vedi anche quando uno, quando ti fai video, se no veramente uno pensa che li dispetti, ma beh, tutti sti giri, sti posti, sembra cucchito. Ma i dispetti fe. Però anche i giretti facevamo. Facciamo i giretti, ma i dispetti fe. Fuori per parecchio penso sempre ad Assisi e mi manca molto. Da te che te manca? La sorca? No. Sì, col pelo? No. E allora? Quanto ti piace quella macchina? Vedesti? Non ti piace? Ti piace o no? A me no. Perché? Perché no. Dai, ti piace, ti piace.
Ti piace? No! Ma fammi sentire sto cincilla. Ce l'è o no sto cincilla? Vuole un calcio di coglione? Fammi toccare il cincilla. Ah! E sei esaurito? Fammi toccare il cincilla. Fammi toccare il cincilla. Guarda che te lo faccio un po' va. Cincilla, fammi toccare il cincilla. Fammi toccare il cincilla. Ritorna dopo tanto tempo Topazia. Eccola, vi è mancata tantissimo. Detta anche Roasted Martina oggi. Incredibile. Roasted Martina. La preferita. Preferisci All You Can Eat Martina o Roasted Martina? Eh? All You Can Eat Martina. All You Can Eat Martina, detta anche Seven Dishes. Ti ricordi che bei tempi? Mi conosco. Mannaggia! No! Fermate! Sei venuto a scorciare più una cosa! Ma questa è la tovaglia, è la mia! Dai, no! No, stavolta! Roasted! Martina Roasted! Scary, una paura per Roasted Martina, incredibile. La conosci Roasted Martina? Guarda come ride, eh? Ma questo sembra così. Roasted Martina. Canzone. Il ballo del melone. Un melone. È il ballo del melone. Vengo io. Un melone col passone. È il ballo del melone. Ti avvicini al nonnone e gli tocchi il pallone. Il dai melone. Vattene! Dai che la porchetta! Il ballo del melone. Ma mi fai male, ma lui. Il ballo del melone. Te. Il ballo del melone. Il ballo del melone. Lo mangi a colazione. Ah, è sempre un'emozione, il ballo del melone. Eccolo. E poi lo mangiate, capito? Dovete fare sempre così. No, cena light per la sera, per rimanere leggeri, pollo, prosciutto, melone. Ma questa che dieta è? Oh. Che dieta è? Oh. Che dieta è? È la dieta che mi puoi cazzo mie. Uscita dalla chiesa quando è sposato dal nonno? Non ha detto niente. No, dillo adesso. No. Dai, no, no. Che hai detto? Non l'ho detto, basta. Chiudo. Che ha detto quando è uscita? E che ne so io? Ha mica detto padre, figlio, mica strillava forte, andava piano. Trovato... Padre, figlio, spirito santo, ho trovato il coglione che mi governa finché... No, mi governa, non l'ho detto. Mi governa. Mi che mi mantiene? No, ho trovato il coglione finché il campo. Oh! Ah, no. Allora qual è la verità qua? La verità è la mia, lui vuol dire di cazzare. Certo. Certo. Quindi la cadetto. La più ampio spesso. Mi governa, no? Che sono un bambino. Coglione finché campo in tutto. Eccola, so. Che l'hanno sentito tutti. Tu ci crede? Lui non ci stavamo a quell'epoca. Magari... Ma sta zitta il Martino. Magari lui faceva le cose sporche, tu che ne sei? Ma che l'hanno picchiato. Ma questa proprio... Ma... Poi se c'era anche il... Il demo! Il demo! Che mi dire? No, no, sta. Il demo! Mettila, Federì! Coccodrilli, anche questa giornata è finita. Sono tornato a casa, sono super contento perché quando stai molto in giro è sempre bello tornare a casa, soprattutto con dalle persone. Ami, non apprezzo scherzare con i nonni, star bene, è veramente veramente bello, quindi sono super felice. Ho visto che comunque avete apprezzato anche tutti i miei stamenti, ho letto tanti commenti belli, grazie raga, vi ringrazio, anche perché comunque cerco sempre di strappare un sorriso, anche se delle volte muovendomi per delle cose che devo fare non riesco sempre a essere divertente, però ma voi lo capite, soprattutto chi mi segue da parecchio sa che persona sono, quindi grazie ancora ragazzi, veramente siamo una famiglia. Vado a nanna,
vi saluto, ci vediamo domani. Domani sarà una bella giornata sicuramente, è quella giornata che si chiama sì, un po' ricordatemelo voi che io mi scordo, porco cane, c'ho la testa tra le nuvole, sì, domani voglio una marea di storie raga, proprio a bomba, anche perché la prossima settimana forse un spoiler sulla canzone che... raga, preparatevi, legatevi, mettetevi la cintura, il casco, preparatevi. Abbiamo fatto una canzone insieme al nonno, prodotta da Federico Scavo. Spaventosa, troppo figa. Basta, non parlo più, do spazio alle vostre storie che sono sempre belle e divertenti, sempre di più, quindi se ormai siete parte integrante del mio profilo. Buonanotte coccodrilli, ci vediamo domani.